credo che fosse il 16, il 15, il 16 di aprile, stava finendo la guerra. E allora il mio comandante, sempre Ghini, primo, mi dice: Franco, prendi la bicicletta e vai a vedere se ci sono dei tedeschi sul ponte del fiume. Bene, prendo la bicicletta e vado a vedere. Quando sono sul ponte del canale, sento un tedesco che dice: Com'è? Com'è? Domani com'è? Allora io metto giù la bicicletta e poi vado sotto la scarpata, che finché che tu sei sotto la scarpata, loro da sul ponte sparavano ma non ti prendono. E riesco ad andare alla chiesa della Pieve e lì vado dentro. Mi spoglio perché c'era tutta l'acqua. Mi spoglio e i miei amici partigiani mi vengono a prendere e i tedeschi vanno indietro. Alla mattina Alberoni, Alfonsino, dice: voglio andare a vedere alla gabina, c'è una gabina lì al ponte del fiume, se c'è mia mamma e mio papà ancora lì. E allora io lo dico: non andarci, perché ieri sera i tedeschi mi hanno tirato e mi hanno sbagliato. Tu adesso ci vai, ti tirano anche te. Lui ci vuole andare, e infatti viene lì e loro con un fucile mitragliatore l'hanno segato a metà. Io me la sono cavata perché non mi hanno tirato col fucile mitragliatore e lui invece è morto lì. È stato lì 4-5 giorni finché non è passato la guerra e poi dopo l'abbiamo preso e l'abbiamo sepolto, insomma. E era un Era un partigiano. partigiano anche lui. Hai capito? Perché quella postazione lì, secondo me, hanno ucciso degli inglesi 13-14, perché era una postazione che non sono stati capaci mai di prenderla. Era proprio fatta bene sotto l'argine, ma capito? E dopo si sono resi, dopo 2 giorni si sono resi. Hai capito? Perché quando hanno fatto il bombardamento d'Argenta non c'era niente e loro lo sapevano perché erano in contatto con noi e gli inglesi sapevano vita e miracolo del paese di Argenta, non avevano bisogno di bombardarlo, c'erano due caratelle dei tedeschi.